con Renata Polverini, presidente della Regione Lazio. Allora, 150 anni di giovane ribelle, un giovane ribelle che ha segnato questi 150 anni dell'Unità d'Italia. Beh, i giovani ribelli sono tutti quelli che oggi sono qui, penso che hanno tutti un obiettivo comune, che è quello di valorizzare il nostro paese, di pensare ai giovani, con sane idee per la politica, e quindi tutta Atreju e tutto il movimento giovanile sono quel giovane. Assolutamente, Atreju possiamo dire che ormai è l'appuntamento fisso del centrodestra italiano, di tutto il centrodestra italiano. Beh, direi di sì, io ormai vengo da diversi anni, si respira un bel clima, tanti giovani, soprattutto tante idee, tanti dibattiti, diciamo che ormai Roma e l'Italia lo aspetta con ansia. Mille sogni, qual è il sogno di Renata Polverini per la Regione Lazio? Beh, quello di vederla in vetta alla classifica delle regioni d'Italia. Mi pare che qualche esempio che Lazio può arrivare primo lo abbiamo già dato in soli 4 mesi di amministrazione. Io penso che in 5 anni ci toglieremo grandi soddisfazioni. Grazie. Grazie a voi.